Ciao ragazzi, c'è il cane Bella V. Vi chiedo un'iscrizione al canale per favore ragazzi, iscrivetevi al canale e seguite la pagina di Bella V. Allora, facciamo un riassunto su questo weekend, no? Devo dire, a livello europeo tutti i risultati un po' scontati da quello che ho potuto vedere. Mi ha stupito il risultato della Grecia che è andata a vincere in Irlanda. Irlanda-Grecia 0-2. Io non capisco come l'Irlanda, una nazione come l'Irlanda, ne pigli due in casa della Grecia e non riuscirà sicuramente a qualificarsi nemmeno quest'anno agli europei, cioè per i prossimi europei. E infatti ci sarà lo scontro, se non sbaglio, Grecia-Olanda di spareggio, se non sbaglio. Potrei sbagliarmi. Chiedo venia se mi sbaglio già da adesso. E poi c'è stata questa incredibile cornice di pubblico al San Nicola di 60.000 persone. L'Italia sta vedendo uno degli stadi più importanti d'Italia, credo che sia fra i primi 5 in Italia, uno stadio che merita una grande squadra, no? Polito, De Laurentiis hanno detto che il Bari non solo merita la Serie A, ma pure qualcosa in più. Quindi ricordiamoci queste parole. E loro ci credono. Io ci credo che l'abbiano detto con lealtà sportiva e con onestà. E rimane il punto, ragazzi, che qualcuno mi deve spiegare perché gli stati del sud, Napoli, Bari, ma anche Roma, siano stati fatti con la pista di atletica intorno, in modo tale che il pubblico non sia a ridosso del campo da gioco e non possa incitare, come è lecito che sia, bene la propria squadra. Invece i campi del nord hanno i tifosi appollaiati sul campo: Marassi, San Siro, Juventus Stadium, per fare degli esempi, anche Udine. Il tifo nel sud è molto forte, quindi vale la pena di mettere questi spalti a ridosso del campo da gioco come in tutti gli stati del nord, in modo tale che il pubblico o i tifosi possano far sentire il proprio tifo molto forte e possano anche un po' intimorire e impaurire le squadre avversarie, come avviene negli stadi di San Siro, Juventus Stadium, Marassi, Udine, eccetera. Ok? Quindi spero che al San Nicola facciano questi spalti, queste tribune nella pista di atletica a ridosso del campo, come è già stato promesso, perché da quello che so Renzo Piano è andato lì al San Nicola. C'è in atto da anni una operazione di ristrutturazione dello stadio, si vede già, però questo degli spalti è molto importante, perché i tifosi devono poter stare a ridosso del campo. E ci sono persone, per esempio, che dicono che prima a Bari, allo stadio delle Vittorie, l'ex stadio di Bari, si vedesse meglio la partita, perché stavi sul campo. Da San Nicola, giustamente, se vai in curva non vedi niente, ma anche all'Olimpico non si vede niente all'Olimpico. Dalle curve non si vede. Se vai in tribuna è sufficiente, al limite della sufficienza, la vista. Ok? Per il resto, l'Italia batte 4-0 in Malta, un'isoletta. Però insomma, niente da dire, una partita scontata con una squadra che dovrebbe essere di lungo inferiore, un'Italia un po' rinnovata da Spalletti, però secondo me la qualificazione non è facile per l'Italia, non sarà semplice, perché abbiamo Ucraina e Inghilterra che ci sono alle calcagna, no? E quindi bisognerà andare a fare un bel risultato in Inghilterra, perché anche nel secondo posto è difficile, primo molto difficile perché c'è l'Inghilterra che viaggia, ma il secondo è anche difficile. Quindi attenzione a queste qualificazioni europee, anche perché in Italia ci sono tanti tanti francotiratori, cioè tanti pseudo tifosi della nazionale che tifano, magari sono indifferenti in queste partite, poi quando la nazionale va avanti diventano tifosi. L'Italia va sostenuta, la nazionale secondo me ci ha dato grandi gioie
e va restituito un po' di tutto quello che ha dato agli italiani. Su calcio scommesse non ho parole, è una vergogna. Io spero in pene esemplari, perché qualcuno deve pagare, però si fa sempre fatica a far pagare qualcuno in Italia nel sistema sportivo. Si fa sempre fatica a vedere la barzelletta che hanno combinato quest'anno in Serie B, che per 2 mesi si sono rimpallati sentenze, Lega B, FIGC, Procura, TAR, Consiglio di Stato, se ammettere o meno delle squadre e ripudiarne altre, quindi, oppure stadi in cui succedono delle guerriglie sportive tremende, con giocatori bloccati negli spogliatoi per ore, alias Brescia, auto incendiate dei giocatori fuori, e vengono date solo 2 giornate di squalifica allo stadio con una piccola ammenda alla società. Questa è la situazione, no? Questa è la situazione, ecco perché io dico sempre: speriamo in pene esemplari, no? E viva la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria quando funziona e quando esiste. Altra cosa, il Bari, è la settimana di preparazione in cui tutti i tifosi attendono il ritorno in campo delle proprie squadre, e noi come tifosi baresi aspettiamo l'esordio di Marino. Non sappiamo ancora niente, in settimana ci sarà la conferenza stampa, credo pre-gara. Sappiamo che il mister ha detto già che vuole una squadra a trazione anteriore, 4-3-3, vediamo chi saranno gli interpreti, vediamo se cambierà qualcosa, perché adesso con il nuovo allenatore si resetta, anche se sicuramente avrà avuto indicazioni tecniche eccetera eccetera, però non sarà facile per il Bari uscire dalla situazione di stallo, più che altro del gioco e della convinzione dell'autostima in cui è, e soprattutto non basterà una gara per valutare questo, cioè servono un mese e mezzo per vedere se riusciamo a ingarrare in questa stagione in cui Polito dice ci giochiamo tutto, ci giochiamo tutto, è l'anno zero, è sempre l'anno zero. Ma io non sarei così drastico nel dire ci giochiamo tutto, non sarei così drastico. Ci giochiamo la stagione, è importante, però il Bari non è che abbiamo fatto questi investimenti per dire ci giochiamo tutto. Sono tutti giocatori che ritornano al mittente, ritornerebbero al mittente se non performassero come devono. Quindi ci si gioca tutto in questo senso, nel senso o vita o morte, sportivamente parlando, no? Tutto qua, fatemi sapere cosa ne pensate. Un like se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale sul quale state vedendo questo video, ok? Seguitemi, un'iscrizione alla pagina, ragazzi. Alla prossima, la bella vi. Cheers.